Ciao Max, prima di tutto grazie di essere qui con noi. Per me in particolare è veramente un piacere averti qui perché tutta la tua carriera artistica ha accompagnato la mia vita, quindi per me oltre che essere veramente un piacere averti qui dal punto di vista generale, è un piacere personale. Parliamo un attimo di te, perché tu sei veramente una persona eclettica, quindi sei un musicista, sei un produttore, sei uno sperimentatore, ma volevamo proprio chiederti chi sei, come ti vedi? Ma nelle varie sfaccettature che mi hanno portato poi dentro la musica, come tecnico del suono, come compositore, come chitarrista, come produttore, paroliere, ho sempre cercato di rispondere all'idea, ad un'idea artistica. Senza nessuna forma di nostalgia, rimango attaccato, per dirlo con le parole di una canzone di Fossati, a non tradire la mia giovinezza. In questi giorni, mentre mi preparavo per questa intervista, sono andato a rivedermi un tuo intervento nel 2015 al TEDx di Lecce, in cui partivi dal concetto di strada rivoluzionaria e andavi ad analizzare un po' anche tutto il percorso che c'è dietro la creatività, arrivando poi a dire che alla fine è l'essere umano che è la parte più creativa poi di tutto, da cui nascono tutto quello che è il concetto più generale di creatività. Hai fatto diversi passaggi interessanti in quell'intervento. Parlavi proprio dei luoghi che devono essere, ci devono essere dei luoghi in cui la creatività possa essere effettiva, possa nascere, e in cui la creatività possa avere effettivamente un suo percorso. Quindi sapere da te che fai così tante cose, che cos'è, che come vedi la creatività, è per me una cosa estremamente interessante. Ma esistono dei fattori come il talento che sono molto più diffusi di quanto non si immagini. Però in certi momenti e soprattutto in certi luoghi questo talento è diventato un fattore collettivo che ha lasciato il segno, che ha proprio anche in qualche modo marchiato quei luoghi in quel momento storico. E questa cosa è riferibile a un contesto culturale. Il contesto culturale, per quanto riguarda insomma la creatività in genere, che poi è anche alimentata dal fatto che le varie discipline entrino in contatto fra di loro, amplificando la loro potenzialità espressiva. Se andiamo poi a vedere e mettiamo una lente di ingrandimento a certe fasi storiche e in certi luoghi precisi, scopriamo che esiste una costellazione di luoghi precisi che tendono a favorire proprio questo incontro, questo incrocio, che riesce in qualche modo a moltiplicare in modo esponenziale le capacità espressive, il talento proprio dei singoli protagonisti. Questo è uno dei motivi per cui, per esempio, sono molto affezionato alla stagione che questa città ha vissuto sulle rive del fiume con i Murazzi, no? Al di là del fatto che fossero degli anni, che è bello ricordare con una certa vena nostalgica, ma comunque la nostalgia non mi appartiene. ti sei anche sposato tu da Giancarlo, esatto, quindi sì. Insomma. Ho fatto il secondo matrimonio la mattina con Ciotti e la sera con Giancarlo. Però quel luogo davvero riusciva a fertilizzare, c'era una sorta di letamaia nella quale proprio alcune infiorescenze riuscivano a svilupparsi in un modo molto più evidente di quanto non sarebbe successo in un altro momento, e in assenza di un luogo che era veramente un luogo in cui la città imparava a conoscere se stessa, un luogo nel quale ci si incontrava, nel quale si contaminavano i diversi ambiti di provenienza, è nata una scena musicale, si è incrociata con la scena degli artisti visivi, con quella degli scrittori, c'erano i narratori della generazione degli anni 70, che erano anche nella loro verbosità, comunque portavano tutta una serie di testimonianze, e che a una certa ora della notte entravano in forma di racconto con l'esperienza dei ragazzi, che ne so, della Pantera dell'epoca. Certo. C'era una Torino
collinare che si mescolava con quella dei disoccupati, degli studenti, e tutto quanto era in qualche modo armonizzato in un contesto davvero incredibile. Non è un caso che in un luogo come quello, in un momento come quello, siano nate delle esperienze artistiche che durano ancora oggi. Nel caso di Revolutionary Road, che era il titolo di quel TED, io analizzavo la Bowery, che era Sì, quella città, insomma, quella a terra di New York. nessuno, molto marginale, molto quella che poi, insomma, Giuliani in qualche modo irregimentò, però privandone Di tutto quello che era poi il contesto creativo e Esatto. innovativo poi della. E per poi alla fine sostenere che ciò che oggi risulta essere più rivoluzionario è qualcosa che risponde alle necessità umane. Cioè, abbiamo attraversato una fase storica, forse adesso la stiamo un po' abbandonando, forse anche questo periodo di difficoltà ci insegna qualche cosa, nella quale nel mio mestiere, ma non solo nel mio mestiere, il mezzo era diventato una finalità. Cioè il fatto di passare con una canzone in una radio non era solo uno strumento per riuscire ad arrivare in qualche modo rapidamente al fruitore della tua musica, che doveva manifestare una necessità nei confronti di quello che tu stavi facendo, ma era diventato il fine. Cioè il numero di passaggi radiofonici era praticamente l'obiettivo. A dispetto del fatto che magari la tua musica in qualche modo finiva per snaturarsi, per aderire al Modello. mezzo, no? Quindi ad un certo punto interrogarsi sul fatto sull'esigenza che ti porta a fare musica e interrogarsi anche su quelle che sono le esigenze nel momento in cui tu ascolti, fruisci della musica, era diventata una materia sconosciuta. Ma questo vale per la musica, che è il mio ambito, ma lo possiamo declinare nella politica, possiamo declinarlo in contesti anche molto più ampi. Una delle figure più rivoluzionarie di questi tempi, senza ombra di dubbio, è quella di Papa Francesco, per esempio. Che cosa ha Certo. fatto? Ha semplicemente preso la dottrina cristiana e l'ha applicata per quella che dovrebbe essere, in una forma anche abbastanza lineare, risultando un uomo straordinario. Quindi, in qualche modo, questo spiega che cosa volevo dire quando riflettevo sul fatto che oggi essere rivoluzionari significa anche riscoprire semplicemente il fatto di essere umani. Umano. È interessante il discorso che facevi rispetto al contesto in cui la creatività si può poi sviluppare. E le motivazioni che poi portano la creatività a svilupparsi. Ad oggi l'Italia, secondo te, in che situazione è? Poi noi viviamo Torino, che è una realtà sempre che è stata anche laboratorio di tante idee creative in qualsiasi campo, quindi sia tecnologico che artistico, eccetera. Quindi come le vedi oggi la situazione? Vedo che esiste sempre una vivacità che in qualche modo si autoalimenta sotterraneamente e che poi a un certo punto lancia una sfida a quello che è, insomma, il contesto, a quelli che sono i canali, a quelle che sono le ostruzioni, e in alcuni casi riesce anche un po' a vincerla questa sfida, perché che piacciono o non piacciono esteticamente alcuni protagonisti, però c'è una rivoluzione generazionale della musica in atto, ed è fatta da protagonisti, da musicisti che hanno incominciato a scrivere delle canzoni, in qualche modo a orientare i codici della propria estetica in una direzione che era un po' anche un modo di salire su un ring, ed evidentemente se oggi le loro canzoni passano più dei protagonisti della musica, diciamo anche della musica pop, insomma del passato, è Certo. perché questa sfida in qualche modo l'hanno vinta. Alcuni di questi, in minima parte, solo alcuni di questi, in minima parte, fuoriescono dal contenitore dei talent, quindi fanno un percorso, diciamo, più lineare. I più significativi sono cresciuti sotterraneamente, si sono creati i propri codici, hanno imparato a fare musica imparando e disimparando come si deve fare, e oggi incarnano, sono veramente in qualche modo i punti di riferimento di intere generazioni. Dal mio punto di vista, alcuni di questi artisti hanno il talento sufficiente a superare anche poi la stagionalità di certe forme più estetiche. Altri, che sono forse meno artisti, in questo momento sono più imprenditori, li vedo un po' meno capaci di affrontare il lungo periodo, però tutto questo non lo vedo supportato da un contesto culturale
che in qualche modo invogli, che sia capace di accelerare, di dare dei nuovi strumenti, dei nuovi canali. In Italia, in qualche modo, la musica passa attraverso tanti canali che sembrano un po' sempre lo stesso canale, fondamentalmente, che hanno delle esigenze che tutto sommato non sono così centrate sulla musica. La musica in qualche modo è un po' sempre un sottofondo, sempre un tessuto sonoro da inserire fra uno spot e l'altro, fra un contenuto di altro genere. Non esiste un canale televisivo seriamente votato ad approfondire la musica. Esistono canali televisivi per la cucina, per la storia, per la religione, per qualsiasi cosa, ma non È per la vero, musica. è E vero. questa cosa, per certi versi, è un po', in qualche modo tende a sacrificare un po' quello che è il talento di un paese nel quale viviamo, che è sempre comunque trova il modo di uscire, però fra troppe difficoltà. Andrebbero create delle coordinate di un contesto culturale un po' più incoraggiante, un po' più capace di valorizzare il talento che esiste, anche oggi. 2 anni fa avete festeggiato il ventennale di un album eccezionale, Microchip Emozionale, e l'avete proprio fatto andando a collaborare con dei talenti della musica contemporanea che si sono adattati, a mio parere, che sono ovviamente un fan in questo caso, estremamente bene a quella che era un capolavoro della musica. Quindi sono veramente curioso di sapere se tra quegli artisti ci sono dei talenti che rispecchiano quello che dicevi prima, quindi la capacità di innovare e di rimanere poi nel lungo periodo, artisti a tutto tondo. Ma indubbiamente sì. Il criterio con il quale abbiamo scelto questi artisti, innanzitutto era un criterio anagrafico. Abbiamo scelto fra quelli che oggi hanno l'età che avevamo noi quando facevamo Microchip Emozionale. E poi tendenzialmente, artisti, di un po' di una generazione, ma anche proprio loro stessi, che hanno dichiarato di essere stati in qualche modo ispirati da Microchip Emozionale. Perché anche magari in giovanissima età avevano visto il nostro concerto. Per alcuni di loro, il concerto dei Subsonica è stato un po' l'incoraggiamento per poter decidere di fare seriamente la musica nella propria vita. Per alcuni di loro, poi alcuni non ci sono neanche nella rosa per diversi motivi, alcuni avevano disco in uscita, alcuni non potevano, Certo. però alcuni di loro addirittura pensavano di fare una carriera da cantautori, però dopo il concerto, visto in particolare uno a Roma, sono tornati a casa, sono andato su internet e ho subito scritto cerco band, perché volevano Vogliono provare fare la a band. riprodurre una cosa di quel genere. E devo dire che non c'è forse niente di più gratificante, dopo così tanti anni di musica, di capire, insomma, che quello che hai fatto ha lasciato un segno così importante nella vita di altre persone che hanno deciso poi come te di fare musicista. In qualche modo quel tributo, racconta anche un po' questa storia. Quindi innovare vuol dire anche guardarsi indietro e cercare di prendere poi spunto e cercare di fare meglio rispetto a chi ha già fatto delle esperienze, metterle a frutto e poi guardare avanti. Ma innovare, insomma, una delle caratteristiche base di un innovatore è lasciare un segno che sia il tuo segno, diverso da quello di qualcun altro. Allora, il tuo segno è fatto di ciò che sei, e ciò che sei è fatto anche un po' dal tuo passato, di quelle che sono state le tue scelte, ma anche le tue ispirazioni, quindi il tuo zaino, il tuo bagaglio. Quindi cioè, poi necessariamente quando uno incomincia a fare musica, incomincia a fare cercando di essere quello lì, Certo. perché diciamo che ed è comunque un istinto sano. È chiaro che poi questa cosa deve crescere, deve diventare qualcosa di più complesso. Più musica, si ascolta, ma soprattutto, è importante quanta musica si ascolta, ma come la si ascolta, come la si decifra, come la si interpreta, come la si vive, come la si fa propria. Tutto questo poi alla fine finiscono per determinare chi sei e di conseguenza l'unicità del tuo segno. Innovare quindi vuol dire anche uscire dalla comfort zone, mi pare che tu l'abbia fatto molto spesso nella tua carriera, quindi abbia sperimentato in varie forme poi
la tua vena artistica. Quindi ultimamente poi hai fatto questo album capolavoro, a mio parere, con i rumori della natura, con insomma un esperimento a tutto tondo. Raccontaci un po' di questo, insomma. No, al di là del fatto che questo sia un album fatto con i suoni della natura, è altrettanto importante il fatto che sia un album senza strumenti musicali, Senza che poi strumenti, quella è la cosa che fa tremare certo. un po' i polsi. Sono convinto che è un'esperienza creativa, possiamo anche togliere il creativo, un'esperienza si possa definire tale solo in presenza di uno smarrimento. Cioè, solo quando non sai bene che cosa stai facendo, dove stai andando, e quindi devi attingere a quelle che sono le tue proprie risorse e mettere a confronto con qualche cosa che in quel momento ti appare un po' sconosciuto, beh, allora lì si creano un po' le condizioni base per un'esperienza. Ancora a maggior ragione questa cosa, vale nell'ambito artistico, creativo, nel mio caso, musicale. Mi sono molto attratto dall'esplorazione proprio per la ricerca di questo tipo di condizione, di disorientamento. Nel caso della musica senza strumenti musicali, che in realtà nasce un po' dall'esigenza di estrarre proprio dalla natura e creare nell'ascoltatore un legame empatico con la natura, con gli ecosistemi, con le loro fragilità, in un contesto anche di, in qualche modo, di sensibilità rispetto a quello che stiamo vivendo, rispetto anche alle crisi ambientali che stiamo attraversando. La mancanza di strumenti mi mette nella condizione di non essere colui che governa il processo creativo, perché quando hai uno strumento, un pianoforte, una chitarra, incominci a giocarci, tendi a riprodurre delle cose che già in qualche modo ti sono proprie. Mentre in questo caso, quando uno come Michelangelo Pistoletto ti chiede di mettere in musica un fiume e di fare però di questo fiume una melodia, una tessitura quasi orchestrale, tu gli rispondi di sì, incomincia a sudare freddo dopo 2 minuti e ti Certo. ritrovi con i microfoni ad aggirarti tra le sorgenti e i luoghi, cerchi di capire quei luoghi, cerchi di capire che storia sono ora a raccontare. E ti ritrovi per la prima volta con delle cuffie ad ascoltare la natura, in qualche modo schiacciato in una figura da spettatore, non da protagonista, di fronte anche alla maestosità della natura, ricavandone anche un insegnamento ulteriore da Certo. questo punto di vista. Ecco, quindi tutta questa serie di fattori provocano in qualche modo una reazione che mi piace andare a stimolarla, la ricerco costantemente, cioè quella terra di nessuno, dove cerchi di mettere insieme delle cose che ti appartengono, che fanno parte del tuo passato, e in qualche modo una coordinata di esplorazione verso un futuro che ancora non conosci. È una cosa che ho applicato anche, cioè, senza ricercarla scientificamente, proprio spontaneamente, anche nel mondo delle canzoni, sia quando Certo. collaboravo con gli Africa Unite, quel tipo di reggae. Molto, molto territoriale, molto contaminato con quelle che erano comunque dei percorsi pregressi, ha fatto sì che quella musica in Giamaica piacesse moltissimo, per esempio, perché era connotata, perché non era la riproduzione, il tentativo di riprodurre fedelmente una musica che aveva Chiaro. altre origini e che proveniva da un contesto molto preciso. Era l'adattamento di un linguaggio ad un contesto altrettanto specifico che era quello di provenienza dei musicisti che lo facevano. Con i Subsonica, in qualche modo, incrociando le storie dell'equipaggio che a un certo punto mi sono ritrovato intorno, abbiamo fatto un percorso analogo. Da una parte c'era la scrittura della canzone, dall'altra parte c'era una sintesi di tutte le cose che anche non provenivano necessariamente dal mondo delle canzoni, che però in qualche modo ci univano, ci appassionavano. Anche il lavoro di sintesi, anche la semplice lavoro di sintesi può essere un lavoro estremamente, estremamente creativo. Max, cultura digitale o digital transformation? Qual è il suono che ha? Il suono che ha è un suono giusto, è un suono digitale. Giusto. Sembra una banalità, ma le rivoluzioni tecnologiche in atto ormai da decenni
hanno stravolto il modo di fare musica, hanno sicuramente abbattuto i costi di produzione, hanno accelerato i tempi di lavorazione, ma non necessariamente hanno fatto bene alla musica nella misura in cui ci si è ritrovati a fare un certo tipo di musica che proveniva da un altro contesto, con i nuovi strumenti più accelerati, più appunto, capaci di ridurre le distanze, capaci di far interagire i musicisti a distanza, che così non dovevano neanche più trovarsi insieme, passare quelle ore, fare degli errori, riprovare, eccetera, eccetera. Ecco, questa cosa sicuramente ha snellito molto, ma se noi paragoniamo la musica rock, la musica pop dell'altro secolo a quella di oggi, non è che possiamo dire che ci siano stati degli enormi passi avanti. Certo. I passi avanti si sono prodotti invece dove la tecnologia ha incominciato a suonare nella sua unicità, nella sua specificità. Per esempio, in certi ambiti di musica elettronica possiamo dire che si sono creati dei generi musicali laddove il suono digitale è stato utilizzato in quanto tale, non in quanto emulazione di qualcosa di precedente. Se io posso simulare un'orchestra, magari posso permettermi di mettere un'orchestra in un brano pur non avendo il budget per poterlo fare, ma non necessariamente questa cosa farà bene la mia musica rispetto ad un ascoltatore che ascolterà un brano con una vera orchestra registrata nel Certo. passato. Se io invece utilizzo gli strumenti digitali per quel suono, ma anche per quelle disfunzioni, sono stati fatti anche dei generi musicali basati proprio sull'errore, sulla disfunzione, su quel linguaggio afasico che le macchine ogni tanto producono spontaneamente, ecco che lì, diciamo, ci si muove in un ambito completamente diverso e molto più significativo. Secondo me il termine di paragone per capire questa cosa sono i Radiohead, probabilmente l'ultimo grande gruppo della storia del rock, che ad un certo punto, proprio a cavallo con il nuovo millennio, proprio nel 2000, hanno incominciato a stravolgere proprio la sintassi musicale, a utilizzare una sintassi digitale, cioè a Sì, qua. utilizzare gli strumenti elettronici in un modo diverso e in qualche modo affacciandosi su una modernità che poi da lì in poi ha stentato in qualche A modo continuare, cioè non c'è stato non poi c'è un stata una. dicevi che in 4 minuti e 09 ti sembrava che avessero cambiato il mondo, dicevi Il i primo propri brano Radiohead. di Kid A era un bel modo di affacciarsi al 2000, a questo 2000 che da quando sono bambino Doveva essere il rappresentava grande. proprio il futuro. Ecco, loro lo hanno fatto proprio in questi termini, cioè hanno incominciato a utilizzare i nuovi strumenti per un linguaggio proprio dei nuovi strumenti, della nuova tecnologia, della cultura digitale. Ecco, in questo senso, spiego perché la cultura digitale suona Suona digitale. digitale. Nel 2014 hai partecipato a un progetto con Gabriele Salvatores, Italina Day, nel quale si dava uno spaccato di quello che era l'Italia in un giorno specifico e tu hai scritto con The Producer, la colonna sonora di questo film. Che suono aveva l'Italia in quel momento? L'Italia aveva un suono molto colorato, se posso usare un aggettivo userei quello. E se ci pensi, anzi, multicolor, nel senso che viviamo in un luogo che ha una quantità di sfaccettature che ci portano dalla disperazione più totale per certe Certo. cronicità che non riusciamo a togliersi all'amore più viscerale. Ecco, questa cosa si riflette in una tessitura cromatica di suono pazzesca, se ci pensi. E oggi il suono è cambiato secondo te rispetto ad allora? Se dovessi riscriverla, come sarebbe quella musica? Se The Producer facessero una colonna sonora di Italina Day oggi sarebbe sicuramente più piena di silenzi e di sfumature perché abbiamo vissuto, stiamo ancora vivendo un momento decisamente più silenzioso. Sempre con The Producer hai fatto un'esperienza eccezionale che ha portato la vostra produzione addirittura nella stazione spaziale, quindi voglio dire un mix fra scienza e musica interessantissimo. Cosa ti ha lasciato quell'esperienza? Com'è stato? L'esperienza con i The Producer è stata ed è tuttora una vera esperienza, perché anche lì siamo partiti
in quanto gruppo di quattro musicisti produttori, da cui De Produttori, con la De sottrattiva, io, Riccardo Senigallia, Gianni Marocco e Vittorio Cosma, da un'idea di musica di insieme, slegata dalla forma canzone. La canzone a me piace, mi piace scrivere canzoni, scrivo anche i testi, però diciamo che le regole di funzionamento di una canzone sono spesso anche un po', diciamo, autoritarie. Volevamo recuperare questa cosa, volevamo recuperare una dimensione un po' anni 70. Ci siamo chiusi in un luogo dove si poteva anche dormire e fare musica 24 ore al giorno. E però a un certo punto si trattava di capire anche dove collocarla questa esperienza, che destinazione dare a questa, questa esperienza creativa. E l'idea di unire la musica con la scienza ci è sembrata la cosa più opportuna. E da lì è partito questo tentativo di sintesi. Secondo me, più che un tentativo, il risultato è stato veramente ottimo, perché poi ci siamo esibiti davanti a un sacco di teatri pieni di persone molto trasportate e molto emozionate. E abbiamo realizzato un album e un relativo spettacolo sull'astrofisica, che è quello di cui parlavi, successivamente sulla botanica con Stefano Mancuso e sulla genetica con Telmo Pievani. Ecco, gli scienziati provocatoriamente venivano messi al posto del frontman, cioè i nostri Freddie Mercury erano dei gli nerd scienziati. Come il grande Fabio Peri, astrofisico. E il semplice dato scientifico, l'altra sfida era che proprio il dato scientifico avesse una valenza poetica pari, se non superiore, a quella del testo di una canzone o delle parole della musica rap, proprio in sé. Poi chiaramente durante lo spettacolo questo dato scientifico veniva veicolato nelle sue forme più quotidiane, per esempio in tutto quello stupore che tu provi quando cominci a fare delle proporzioni, arricchito con tutta una texture visiva. Il senso profondo di tutto questo è stato quello di cercare di far passare il dato scientifico attraverso il canale emotivo della musica, ma anche forse dare una fruizione, presentare una fruizione diversa, proporre una fruizione diversa per la musica stessa, in un momento nel quale ci si interroga anche molto, attraverso, anche a causa degli stravolgimenti tecnologici, sul significato del fruire della musica in un certo modo. Ecco che lì la musica diventava il vettore di qualcos'altro, diventava un'esperienza attraverso il concerto, ed era un'esperienza specifica, unica, qualcosa che in quei termini non era mai stato fatto. È anche molto sinestesico questo, quindi devo dire che si avvicina molto all'esperienza che tutti i giorni noi cerchiamo di fare, mixando poi la tecnologia, quella che è un'emozione, quindi è un po' quello che dicevi, il mix di sensazioni e di culture diverse che genera poi delle cose fantastiche. Qui arriva la domanda profetica. Max, cosa succede nei prossimi 10 anni? Nella vita, nella società, un po' in tutto. Come lo vedi il futuro? Mi è rotolata via la sfera di cristallo. Era qua però, ce l'avevamo qua. Ma allora, partiamo da alcuni dati. Nei prossimi 10 anni io vedo la nascita dell'Europa. Perché si va in quella direzione ed è un'esigenza, soprattutto il fattore fondamentale è che è un'esigenza percepita più dalle persone più giovani, soprattutto in un contesto come quello italiano. Possiamo anche dire che forse l'Italia non è proprio un paese per giovani. No, ma diciamo. L'Europa lo è molto di più, tant'è che molti ragazzi, quando abbiamo fatto il tour europeo, li abbiamo proprio incontrati e visti, e hanno un'idea dell'Europa molto diversa da quella di cui si discute un po' trivialmente a volte qui da noi. Poi credo che in questo momento noi, rispetto alla tecnologia, visto che tanto di tecnologia stiamo parlando, stiamo vivendo una fase di transizione, anche qui legata al fatto che i cosiddetti nativi digitali in questo momento, sempre in un contesto come quello italiano, non sono persone ammesse ancora nei luoghi dove si prendono le decisioni. Questa cosa io spero succederà quanto prima, ma sicuramente almeno, insomma, nei prossimi 10 anni, alla fine di questi 10 anni dovrà succedere. Certo. E quindi credo che dal punto di vista proprio del rapporto culturale con questo scenario tecnologico, che oggi ancora non ci fa capire quali siano i benefici e quali siano invece le cose che abbiamo abbandonato, proprio perché
ci sono ancora due culture che si stanno un po' compenetrando, credo che avrà delle risposte molto più nette in termini di benefici, probabilmente nel momento in cui la generazione che è nata, tra l'altro che è nata anche in un momento di crisi, quindi sviluppando necessariamente anche degli anticorpi molto robusti rispetto alla crisi, quindi sarà capace di dare delle risposte, probabilmente sarà capace anche di armonizzare tutto questo che, tutte quelle che sono le nuove opportunità tecnologiche con le nostre radici culturali. Max, grazie mille, è stata veramente una bellissima chiacchierata, un bellissimo regalo che hai fatto a Sinestesia per festeggiare insieme questi primi 10 anni della nostra storia. Questo sarà il primo appuntamento di 10 che abbiamo in mente, magari saranno anche di più, adesso vedremo, per festeggiare appunto i nostri 10 anni, quindi davvero grazie. Vi diamo appuntamento alle prossime tappe di questo viaggio che riguarderanno altre parole chiave.